Buongiorno. Allora, il tema che affronto oggi per questa ciacola è il teatro a Venezia e dintorni, nel 68 e dintorni, nella polarità, nella contrapposizione tra utopie rivoluzionarie e pratiche riformistiche. Comincerei col dire che nei tardi anni 60, non solo a Venezia, ma in generale in tutta Italia, la scena sembra avviata verso un processo irreversibile di crisi. Una crisi che in qualche modo è una crisi mondiale, ma è una crisi accentuata nel nostro paese, innanzitutto per due fenomeni. Da una parte la concorrenza ormai schiacciante del cinema e l'avvento come ulteriore sottrazione di fasce di utenza della televisione, la quale televisione, tra parentesi, a differenza di altri paesi, vedi l'Inghilterra o la Francia, ignora quasi del tutto il teatro. E nel nostro paese, inoltre, anche la scuola, a sua volta, ignora del tutto il teatro. Senza l'appoggio, senza il supporto da una parte televisivo e dall'altro scolastico, il teatro si vede in qualche modo diventare una cenerentola del passatempo serale. E pensate del resto che Venezia in particolare, lo si dice spesso come battuta, tra il 47 e il 79, dunque un arco di 30 anni in cui si inserisce il 68, per quanto riguarda il numero delle sale teatrali, è grosso modo ridotto il teatrino di Calle Vallaresso, oggi trasformato in albergo, e al glorioso ma minoritario spazio del teatro prima universitario e poi della Vogaria, condotto da quel geniale pionieristico personaggio che si chiamava Giovanni Poli. Pensate del resto le sale del cinematografo a Venezia, quanto sono moltiplicate, c'è una curva ascendente dagli antichi baracconi, dal teatro della fiera, della Foire in piazza San Marco, studiato dal Giampiero Brunetta e dalla sua equipe di studiosi padovani, e a loro volta il grande numero di sale comincia a inclinarsi, comincia a scendere, perché anche il cinema entra a sua volta in una crisi irreversibile come audience. Da dire però, come secondo aspetto, dopo quello della crisi dello spazio teatrale a Venezia e dintorni, in quegli anni, la svolta degli anni, fine anni 60, primi anni 70, che le pratiche che rimangono sono di tre tipi, pratiche teatrali. Da una parte c'è il teatro della routine, il teatro commerciale, teatro privato, che continua a esistere con le ditte primarie, e questo è un teatro che nelle grandi città ha ancora un suo fascino. In secondo livello, seconda tipologia di pratica, è quello invece pubblico. Pensate nel 47, quando Paolo Grassi a Milano assieme a Giorgio Strehler inaugura il piccolo teatro di Milano, c'è l'utopia del servizio pubblico, il teatro deve diventare come la luce, l'acqua, il gas, fornito a tutta l'utenza, senza più distinzioni di classe, senza emarginare appunto i ceti meno abbienti, meno scolarizzati. E il teatro pubblico è in qualche modo caratterizzato da una curva ascendente degli anni 50, e poi, specie con l'avvento, il contributo della figura del regista annesso ai teatri stabili,
entra a sua volta alla fine degli anni 60 in un processo di spaesamento, di demotivazione. La terza pratica, che proprio invece si aggancia alle utopie fine anni 60, che girano in particolare a Venezia rispetto ad altre città italiane, è il teatro fuori. Il teatro non privato, non pubblico, ma il teatro festa, teatro piazza. E il teatro festa non nasce nel 68, ma è una deriva del teatro festival, che in qualche modo si afferma a Venezia, ma durante il fascismo, che debutta proprio nella Biennale, la Biennale Arte, sapete, decolla nel 1895, grazie al grande sindaco Selvatico, commediografo tra l'altro, sindaco cattolico che però aveva applicato, diciamo, le leggi dello Stato togliendo dalle scuole pubbliche i crocifissi, gesto che gli costerà la rielezione poi a sindaco di Venezia. Ma nel 1934, nel campo di San Trovaso, davanti a una platea che ha tutte le autorità, il fascismo locale e nazionale, c'è anche il principe ereditario in prima fila, il futuro re Umberto, re per poco, un regista tedesco autorevolissimo, di grande prestigio, come Max Reiner, mette in scena Il mercante di Venezia, dove Porsche è Marta Abba, la compagna artistica, non di vita, di Luigi Pirandello, che trepidante, commosso, assiste in platea. Prima alle prove, poi allo spettacolo. Le scene sono del grande architetto veneziano Torres, Duilio Torres, e viene utilizzato lo spazio magico della città, en plein air, il canale che porta le zattere, viene usato come elemento funzionante. Ci sono delle gondole con dei musicisti, no, che ogni tanto intervengono a dare delle musiche suggestive. Il pubblico è nel campo e si utilizza naturalmente l'aria, la luna, le stelle, oltre ai grandi fari per illuminare. E questo uso di fare dello spazio esterno veneziano una grande scenografia per spettacoli all'aperto decolla qui, poi verrà rilanciato alla grande quando nella Biennale nel 1980 arriverà Maurizio Scaparro, che vorrà fare appunto un teatro dentro e fuori, mescolando i due elementi. Ma ha un carattere internazionale questo teatro, no? Tra l'altro, una piccola parentesi politica, ricordiamoci che Shylock è l'ebreo perseguitato in quanto ebreo, e lo interpreta un attore diverso nel senso della sua vita privata, quindi in odore di diversità, come Mengo Benassi, che vive questa diversità privata facendo l'ebreo. E la grande scena in cui ci si interroga qual è la differenza tra un ebreo e un cristiano, se entrambi soffrono, entrambi piangono, entrambi hanno le stesse funzioni vitali, che è una scena in cui Shakespeare mette da parte qualsiasi antisemitismo di cui è accusato e sposa in primis la causa dell'ebreo. E dicevo, Max Reiner è un regista ebreo, e quindi lo vediamo prendere nettamente posizione a favore, fa di Shylock non il solito mostro, ma una vittima di mobbing da parte dei cristiani. Due anni dopo, alla Giudecca, un altro non proprio regista, ma quello che era il più importante, critico teatrale, che scriveva le sue recensioni ambitissime da parte delle compagnie primarie, come Renato Simoni, fa un concerto, cioè l'idea sua di regia è un concerto di voci, delle Baruffe Chiozzotte, un successo enorme, e dove tra l'altro Paron Fortunato e Cesco Baseggio, che interpreta il ruolo di questo che altera le battute durante l'interrogatorio col cogidor.
Si dice perché è stupido o perché vuol fare il furbo, e invece uno dei protagonisti della piccola scena veneziana, da me intervistato per un libro che ho fatto su Baseggio come compianto, Arnaldo Momo, a cui è intitolata una importante scena a Mestre, mi ha, nell'intervista che mi ha rilasciato, in quel caso mi ha spiegato che invece lui era semplicemente in buona fede, parlava così, mangiandosi le vocali, perché è abituato a stare in barca e il vento gli mangia tutto ciò che è, non è accentato. No? Lui parlava davanti al cogidor come fosse ancora in barca. Ora, l'idea del teatro festa viene proprio nel 69 esaltata da due mitici spettacoli che sono contrapposti uno all'altro, che si possono in qualche modo ergere come modalità di due diverse declinazioni di questa metafora, il teatro all'aperto. Uno è Mistero Buffo di Dario Fo, che da solo Dario, come una sinfonia orchestrale, fa tutti gli strumenti, fa tutti i personaggi ed è l'esaltazione più che mai di questo teatro antagonista, teatro che inneggia al contadino, che è un teatro alla ricerca proprio di radici anticapitalistiche e di una cultura all'opposizione, in una strategia che va verso, diciamo, da una parte le fabbriche occupate, e dall'altra il maoismo, la Cina come grande modello di vita, sono le, come dire, le, gli stereotipi dell'immaginario rivoluzionario che oggi ci possono far sorridere, ma che in quegli anni tutti prendevamo tremendamente sul serio, tutti quelli che militavano nella sinistra, che scendevano in piazza, che contestavano le istituzioni, tra cui anche la Biennale di Venezia. Ed è un Mistero Buffo, un teatro gioioso, nel senso che fu ferocemente avverso al registro tragico, perché intende col teatro cambiare il mondo, ed è il comico lo strumento adatto per questa strategia. All'opposto c'è quella festa algida, fredda, geniale, dell'Orlando Furioso, che è gemello, anche lui del 69, rilaborato dal capolavoro dell'Ariosto attraverso quel geniale scrittore e poeta che era Edoardo Sanguinetti, e allestito dal più importante regista teatrale italiano della storia del messi in scena, che è Luca Ronconi, e dove appunto il pubblico deve essere molto giovanile, perché deve mettersi a correre inseguendo delle scene carrello come le antiche mansions del teatro itinerante medievale, ed è un teatro simultaneo alla futurista, perché si svolgono contemporaneamente nella piazza diverse scene e uno deve scegliere oppure deve spostarsi per non essere travolto appunto dagli spostamenti di queste scene mobili. Dicevo, Mistero Buffo, Dario Fo, e tornerà a questo discorso fra poco con Marco Paolini. Ma dicevo, la Biennale mostra anche lei, nella sua offerta, una pluralità di pratiche. Da una parte l'avanguardia estrema, con il sabotaggio voluto della comunicazione, in quanto la comunicazione appartiene al consumo borghese. Quindi tra i modelli utopici rivoluzionari è quello di tornare quasi al dadaismo. Pensate, io l'ho citato nella presentazione di questo ciclo di diverse ciacole sulle arti a Venezia, un episodio importante di uno dei poeti e scrittori più interessanti dell'altra scrittura, dell'altro teatro, come il padovano Giuliano Scapia.
E Scabia, nel 65, Palazzo Grassi, porta con la regia di Carlo Quartucci, e all'interno recitano alcuni dei protagonisti, tra cui c'è anche Leo De Bernardinis. Porta questo spettacolo polifonico, astratto, che ha un titolo di fonemi in libertà, proprio neofuturisti, no? Zip, lap, lip, e poi seguono altri 7, sono 10 fonemi. Altre, e la grande mamma, diciamo, alle prese con la società contemporanea. Non c'è più la ricezione della sala italiana, unidirezionale, uno spettatore vede una storia con degli attori che recitano questa storia, no, vede come una specie di alfabeto ristudiato di gesti, di parole, e studiato a partire da un campo zero e fatto esplodere. Naturalmente il sedile dello spettatore è girevole, perché dovrà a sua volta mutare punti di vista e prospettive, come avessi di fronte non tanto una scena appunto all'italiana frontale, ma avessi di fronte una partitura mobile, musicale, all'Alvanberg, e segni grafici alla Paul Klee, uno dei modelli a cui si rifà Scabia, perché proprio nei disegni preparatori si vede l'uso dello spazio che parla in modo astratto e si muove come fosse realmente l'attore protagonista. Un altro momento acme di questa di questo sabotaggio della comunicazione borghese si ha quando si cerca, siamo lo spettacolo preciso, lo spettacolo di Scabia nel 65 a Palazzo Grassi, avviene durante la gestione gloriosa del compianto Dorigo, che è stato un grande maestro di non solo l'insegnamento per la storia dell'arte medievale veneziana a Ca' Foscari, ma ha impresso una precisa, diciamo, direzione verso una biennale antagonista quando l'ha lui diretta. Nel 74, quando la gestione è Luca Ronconi, tra l'altro, a Porto Marghera, davanti a un pubblico operaio, Giorgio Manganelli, uno degli scrittori più raffinati, più sottili, che aveva scritto l'anno prima Cassio governa Cipro per uno spettacolo radiofonico, rumori quindi più che di parole, per Carmelo Bene e la sua compagnia, lo porta appunto in Biennale, e voi pensate l'impatto di questo testo nuovo, di questa scrittura pastiche che attraversa il capolavoro del bardo, l'Otello di Shakespeare, come fosse una sorta di riattraversamento di spin-off che prosegue alterando, mescolando, vanificando a volte le battute stesse che vengono pronunciate. Sembra quasi applicare l'utopia di Adorno, la scuola francofortese, di far incontrare l'arte nuova, l'arte antagonista, la poesia post Shoah, con l'utenza nuova, cioè col mondo operaio. Classe nuova, scrittura nuova, ma è un incontro sulla carta, suggestivo, emozionante. L'impatto tra il pubblico operaio di Porto Marghera e questo testo è un impatto, certo, nettamente negativo, opaco, che non produce eccitamento, coinvolgimento. All'opposto di queste pratiche diverse, nel 71 la stessa Biennale porta invece in scena uno spettacolino di due maestri di scuola elementare geniali, due amici miei, Remo Rostagno e Bruno Pellegrini, che è un rifacimento delle Petit Princes, del Piccolo Principe di Antoine Saint-Exupéry, fatto da una classe di Beinasco, della centura
periferica di Torino, dove i vari pianeti che articolano il viaggio mitico del protagonista, no? Vengono a coincidere con momenti diversi della vita quotidiana della cintura operaia, tra primi migranti meridionali, non ci sono ancora gli africani, gli sbarcati in Sicilia, prostituzione, nevrosi dal lavoro, disoccupazione, e tutto però raccontato e messo in scena con perfida mitezza da parte dei bambini stessi. Siamo di fronte, cioè, a un teatro dell'animazione, il mondo visto dall'ottica dei bambini, e c'è un famoso testo narrativo di Elsa Morante che mette in campo come solo i bambini possono salvare il mondo. Ed è interessante qui vedere come prevale il teatro dell'animazione, che è una pratica in cui il teatro va verso le scuole, come va poi verso altri spazi come i carceri, gli ospedali. Rimanda alla parola anima, cioè mette in evidenza una sua forte matrice pedagogica francese, cattolica, ma in senso radicale, tutta la lezione di Jacques Copeau, che aveva interrotto il suo grande teatro, il Vieux Colombier, nel dopoguerra, e nel 24 apre una scuola per i contadini, frequentata dai suoi studenti della sua scuola, bambini, lontano dal teatro professionale, dalla corruzione, dalle abitudini del teatro della routine, no? Quindi un teatro all'aperto, un teatro per il popolo, eccetera, eccetera. Quindi teatro di animazione, ed è un teatro di bambini per bambini, ma in senso antagonista, contrapposto all'altro grande modello del teatro fuori, teatro antagonista, teatro adulto, che è la pedagogia tedesca, quella di Brecht, Piscator, del teatro di Weimar, del teatro operaio, fatto facendo spesso uso di attori dilettanti, attori delle fabbriche, che parodizzavano le forme di teatro o di cinema borghese, melodrammatico, no? E che dovevano anche loro portarsi le scarpe da ginnastica, perché ogni tanto la polizia irrompeva e li disperdeva. Stringo, perché mi avvio verso un altro aspetto importante del nostro spazio, del teatro a Venezia. Finora abbiamo parlato di questi gesti multipli, pratiche plurali, legate alla Biennale, che è lo spazio internazionale che c'è a Venezia. Poi c'è l'altro spazio, l'altro, quello dialettale. Da una parte, vi dicevo, Giovanni Poli, lo spazio della Vogaria. La Vogaria nasce nel 69, ma nel 58, quando ancora era al Teatro Universitario, Poli mette in scena, in queste tournée all'estero, mitico, la sua mitica Commedia degli Zanni, dove le maschere escono dalle matrici della commedia dell'arte classica, come era conosciuta, vengono rese quasi astratte come degli emblemi enigmatici. Non c'è più l'idea della maschera come condivisione popolare, qualcosa di profondamente aristocratico, pur nella sua popolarità, come stilemi, come con punti di appoggio anche fisici. È un teatro in gran parte corporale, pre-verbale, dove la parola diventa suono, utilizzando proprio in qualche modo la lezione delle avanguardie, ed è un uso di un dialetto musicale che tende all'astrazione. All'altra vi dicevo proprio Fo Paolini, perché quando danno il 9 ottobre del 97 a Fo il premio Nobel, io ero in quel giorno a Los Angeles per un convegno, mi ricordo gli italiani che erano delusi perché non avevano dato a Zanzotto, a Luzzi, ad altri aspiranti.
mentre gli italianisti americani erano commossi, entusiasti per questo riconoscimento insperato al nostro celebre attore e autore. Bene, lo stessa sera davano in televisione, non era chiaro come lo presentassero, quel capolavoro assoluto, l'opera più importante di allora, della loro giovane attore bellunese Marco Paolini, L'orazione civile sul Vajont. Ed è curioso vedere come Rai 2 va in scena questo, e Paolini nella premessa dice proprio, si collega al suo maestro Fo, che aveva vinto quel giorno il premio Nobel, e anche Mistero Buffo, che decollava nel 69, mentre lo spettacolo di Paolini aveva debuttato nel 93. Ma entrambi hanno in comune che sono generi non facilmente classificabili. Tant'è vero che Radio Corriere non sa nel 97 come classificare. Cos'è Orazione civile sul Vajont? Oggi diremmo che fosse una docufiction, perché non è chiaro se sia un film, se sia un documentario, se sia un talk show. Come non era chiaro allora come collocare, come classificare quell'evento luminoso che era stato il Mistero Buffo. Ma è interessante vedere come l'uso del dialetto sia un dialetto fortemente antagonista. Qualche anno dopo, tra il 2000, tra il 99 e il 2002, assieme al regista padovano Mazzacurati, Paolini fa un trittico di interviste e ritratto dedicate a Rigoni Stern, dedicato a Meneghello e a Zanzotto. Come dire, un inventario dei modelli di drammaturgia dialettale, poesia dialettale, come dire che il teatro più alto è quello dialettale in quanto è poetico, o narrativo poetico, e in qualche modo li ha inventariati non solo per la cinepresa di Mazzacurati, ma anche per se stesso nel 98, quando porta all'Arsenale il Bestiario Veneto. E qui voi sentite la presenza di suoni molto diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati con la venezianità, diciamo, festosa, innocua. Un modello che io richiamo spesso è lo Shylock di Baseggio. Perché Baseggio, a 29 anni, giovanissimo, il 27, mette in scena questo Shylock sul sagomato su di lui, da due non autori ufficiali, da un toscano Lapi, un avvocato e un professore di liceo Perale del Marco Polo, che utilizzano un veneto ottocentesco, aboliscono il quinto atto in cui non c'è Shylock, e pensate alla famosa scena che Benassi recitava al par suo il Campo San Trovaso. Ve la leggo un attimo, il frammento del lamento di Shylock, come, non voglio emulare un genio attorale come Baseggio, ma per darvi un'idea, come la recitava nel 51, abbiamo una registrazione radiofonica che andava in giro con la cetra. Noga oci un ebreo, noga man, brasi, gambe, vissere da homo, non semo boni de voler ben, de odiar, de patir, co fai cristiani, no altri, ah? Non mangiemi o quel che mangiè voi altri, non restiamo feriti delle stesse armi, non se malemi o con gli stessi mali, ah? Non guarimi o con le stesse medicine, non sentimi freddo e caldo d'inverno e di sta come voi altri. E cosa semio allora? Ah? Cosa semio? Bestie. Sì, bestie, perché a un uomo vuoi altri che c'è me cristiano, e quel che non sei cristiano, sei una bestia, e se ne sbusea pe, e ven fuori sangue, no altri, ah, e se ne fega tarigo, e non ridemio uno altri,
e se ne dè un velen. Non morimmo dunque, no altri. Nel 60 muore il nobile Cazzorzi, Giacomo 90, perché nasce a 90, e nel 60, diciamo, sono già in circolazione da qualche anno le sue raccolte di poesie, dal 56 girano per l'Italia, versi e poesie. E qui sentite un veneziano inventato, raffinato, ma che tende al crepuscolo. Si rivolge all'amico regista Soldati. Siamo soli soldati, le donne da poco, che pur ne piaceva e ne piase, da paura dei vecchi, le altre voria, sempre più il nostro ben. Siamo soli garosci, smentegando, ricordando più del giusto quel che se stai nella gloria dei geri, e poi pian a pian, fatalmente, avvilendosi o commemorandosi, i grandi amici ne lassa, siamo soli compagni, le donne, gli amici, eroi ne scava il cuore, per chi scriver allora anche ai morti, che più ne aiutava tor su le sostrasse, con gli altri poveri morti si sconde. Un tocco di cultura funebre, una Venezia legata alla morte. Nella stessa direzione va un importante poeta trevigiano come Ernesto Calzavara, che è generazione 1907, e Calzavara, in un testo che è Il Can, e che diciamo fa parte di un ciclo tra le poesie dialettali del 60 e Prole matte nel 66. Vi leggo solo una cadenza anaforica, è un barbone becchettiano che si rivolge a un cane bastardo. E naturalmente con un crescendo, can pien de pulsi, de forza, de fame, can tutto curame, can grando, can serio, can mai contento, can pien de tormento, can desperà, can superbo e curioso, can capriccioso, can coi cagne ogni tanto, can bon, can savaton, can moscador, pien de farfalla in testa, can de festa, can de lavoro, can senza partio, can finio, can de cuor, can cassador, can foresto ma de sesto, can che dorme rustego, can maton, sempre desbrindoion, can povero e sior, tutto il dì a cercar quel che non te vuol trovar. Can dritto, esceto, e drento, e de fora, can dalla malora, tutto can vien qua, dame la sata, can e po scampa, scampa, se no te batto, mi mi mi. Bebato, prosta via, can. E per chiudere, diciamo, questa dimensione dell'altro dialetto, il dialetto antagonista, il dialetto quasi astratto, quello di Poli, è quello di Zanzotto nel 76, fatto per un progetto di doveva entrare dentro come librettista in qualche modo, Zanzotto, nel film Casanova di Fellini. Poi ne fa un libretto, che è Il Filò. E va messo dentro una sorta di polarità politica, perché io parlavo di pratiche plurali, di dimensioni antagoniste tra le velleità rivoluzionarie e le spinte riformiste. Pensate alla contrapposizione sempre tra Dario Fo e Pasolini, perché quasi contemporaneamente nel 69 c'è quello spettacolo militante, l'operaio conosce
300 parole, il padrone 1000, per questo il padrone è il padrone, in cui si immagina la morte di Lenin con tutto il coro. Questo è uno spettacolo coreutico, non c'è Dario in scena, Dario lo scrive e lo mette in scena, è un instant theater, teatro militante, no? E c'è, citano Majakovskij, citano proprio la grande emozione dei contadini che piangono davanti al feretro di Lenin, no? Ed è uno spettacolo messo su per impedire che in una casa del popolo, in una sezione del PC, smantellino la biblioteca per mettere dentro jukebox o calcio balilla e che invece i libri devono restare, no? Questa è una bellezza utopica che deve invece continuare la cultura ad essere maestra di vita nelle sezioni del Partito Comunista. E pensate come ci saranno poi degli scontri, dei conflitti che porteranno lontano dalla sinistra parlamentare verso l'area extraparlamentare, tutti gli anni 70. All'opposto, poco prima, nel Calderon, che è uno dei testi classici che Pasolini riscrive in una dimensione di totale disincanto, c'è la sedicesima sezione, l'ultima di questa tragedia, in cui si descrive Rosaura come sogno fatto. Lei si sogna dentro un campo di concentramento durante la tragedia della Shoah. Ebbene, l'ultima tappa, quando irrompono gli operai con le bandiere rosse, c'è questa grande gioia di sentire gli operai protagonisti che vanno a liberare. Ed è leggete questo, il finale di Calderon, perché dà veramente i brividi. Sembra di essere proprio dentro l'ottica della morte di Lenin, commentata dagli operai del testo di Fo, 300 parole, 1000 parole, eccetera, eccetera. Poi il marito interviene, che dorme con lei a fianco, dice che di tutti i sogni, di tutte le utopie che hai fatto, questo tuo viaggio onirico, questa è la cosa che non capiterà mai, o mai più. C'è proprio la profezia nel 67-68, da parte di Pasolini, della progressiva integrazione della classe operaia, mentre la classe operaia in quegli anni era vista come antagonista del mondo capitalistico e doveva intrecciarsi con un abbraccio di militanza e di co-militanza assieme al mondo universitario, per esempio. Dice qui proprio vengono visti come un processo di desindacalizzazione, no? Di privatizzazione, di progressiva espulsione, sembra quasi anticipare le delocalizzazioni tragiche che stiamo vivendo in questi anni. Ebbene, in questa polarità e pluralità di pratiche, l'elemento più forte è quello del dialetto carnevalesco, un dialetto recuperato in tutta la sua matrice fonica, che rimanda un po' agli Zanni di Giovanni Poli, che è quello del nostro poeta massimo, probabilmente, questi anni, che è Andrea Zanzotto. E voi sentite in una scena carnevalesca, ad un carnevale alla Bakhtin, non quello in funzione delle aziende autonome di soggiorno e turismo, con le belle mascherine in cui ci si abbellisce. No, proprio è un elemento assoluto di terrore, carnevale che porta in scena, secondo quasi i teorici novecenteschi, da Deleuze a Bataille, tema di Eros e Thanatos, il terrore della fine, il brutto che emerge, l'antirinascimento, il caos pulsionale, il disordine. Immagina nel Canal Grande una scena coreutica con tutte le figure dell'autorità ai bordi che assistono a questa misteriosa emersione dalle acque profonde del nostro canale, di una medusa, di un mostro che viene sollevato, è una specie di preghiera in questa lingua arcaica, una lingua che è quella di Filò,
una lingua del bambino preverbale, una lingua biologica, e invece crolla all'improvviso. E come nel carnevale di Bakhtin non c'è più una lingua centripeta, ma c'è una moltiplicazione babelica di diverse lingue. Sono gli anni in cui alla Biennale c'è un'altra pratica, quella di Eugenio Barba, pugliese, che attraverso il viaggio in India, poi in Polonia, arriva a Oelstebro, in isoletta danese, e utilizza un esperanto, cioè tutti i fonemi possibili, utilizzando accostamenti di lingue diverse. Non c'è più la lingua toscocentrica, la lingua dell'Accademia. C'è il disordine anche espressivo delle parole. E qui si sente la paura di questa immersione, con cui vi saluto leggendo un frammento. Ciò! La crepa! Schrecklich! Oddio! La smama! Oddio! Sciappa tutto! Tutto quanto! Malheur! Malheur! La sbrissa! La smona! Se scavessa! Se destrude! Se desfa! Sa creve! Dio, ma cosa nasce? Gefahrlich! Stossela! Ciappela! Impirela! Segniamo se coi accruse! C'era un crepo drento! Lo vo sentio! Non la vedemo più! Tasi! Non voglio saper niente! Andiamo via subito! Jamais vu une chose si sort! Molti del culo! Via, disgrazie! Ma, non si sa! Giremo il canton! Agne, catastrofe! Ma, mi viene un travaso di sangue. Dunkles, fiscal, ma allora, ma, grazie.